Allora, papà, come andiamo? Male. Male. Tua mamma è sempre la solita. Quando si decide di andare a fare due passi? Ma dove dovete andare? In nessun posto. Ma allora? E questo che mi fa arrabbiare, capisci? Io non ci volevo nemmeno andare. Ma lei dice, usciamo a fare due passi. Va bene, usciamo, dico io. Ma quando si decide, si esce. E invece lei si mette tutto in tiro, perché la signora è la moglie del generale, anche se è preso il generale. E poi tutti in ghigli, sì, perché è come se dovesse andare a fare una prima la scala, ecco, papà, ma abbi pazienza, ma dimentica ogni tanto di essere milanese e di avere sempre fretta, fretta, ma che diamine. Pazienza, sì, pazienza, sì. Giovanna, allora te! Guarda, ti scommetto che adesso si sta pitturando le labbra come una coccola. E poi si mette la cipria. Ma almeno sapesse mettersela. Pof, 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 come un pesce da friggere in padella. Cari guarda. O si sono già le 11. Cosa ne fai ora a fare le 11? Eccomi pronta. Oh. Andiamo, 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 andiamo,
pazienza, papà! Abbi pazienza, sì, ma vedrai che torno ancora, vedrai! Vedrai che torno ancora! Allora, vediamo un po', Francesca. Ah, a proposito, per quella malattia Emilia, ricordo. Ah, sì, sì, è vero! Avevo scritto una ricetta. Sì. Aspetta. Questa è la ricetta. Sì. Ecco, vai a preparare la soluzione. Sì. Ma la devo mettere sempre la mattina presto quando non c'è il sole. Ecco, brava, proprio così. Bravissima, ecco. E adesso per favore mandami il link. Va bene, va bene, signora, vado subito. Mi ha chiamato? No. Sì? Vieni qua. La signora mi ha lasciato un biglietto. Leggo. Fai una cena a Isolina perché quando le ho chiesto dov'era il burro mi ha risposto in modo arrogante: è lì, non lo vede? Insomma, Isolina, io mi domando e dico dove andiamo a finire. Ma ti sembra questo il modo di rispondere alla signora? Ma io non ho detto così. Come no? Ho detto, è lì signora, non vede? No, qui signora non c'è. Qui c'è scritto, è lì, non lo vede. Se tu avessi detto signora, la cosa sarebbe stata diversa. Avrò detto, è lì, non vede? No, Isolina, tu hai detto, non lo vede. Non vede, sarebbe stato educato, ma non lo vede è un modo impertinente di rivolgersi alle persone. Isolina, questa non è una buona ragione, perché la signora ha il diritto di domandartelo anche 10 volte se vuole. Va bene, basta, lasciamo stare, ma mi raccomando, che non si ripetano più queste storie, perché vada bene che questa settimana è già la terza cena che ti faccio. E adesso vai, vai, vai. Ah, a proposito delle zucchine, poco poco. Sì, signore. Ah, un'altra cosa. E quando torna la signora, dille che la cena l'ho fatta. D'accordo. Guarda dalla finestra, guarda.
faccia, dimmi, io sono pronto, avanti. Affacciati, fagli vedere che qui c'è un uomo. Sì, va bene, qui c'è un uomo. Allora mi affaccio io? No, no, per l'amore del cielo, vado io, vado. Prego. Io. Vai bene avanti che ti veda bene. Sì. Cosa fa? Mi guarda. Affacciato. Cosa fai adesso? Oh, scusa, non vorrei dire che sia alla finestra tutto il giorno, no? Vai alla finestra e fissalo negli occhi. Posso? Lo fisso. E lui? Mi guarda. Fai una riverenza. Una riverenza? Ma sì, ironica, che capisca. Che tolto il cappello. Ma adesso cosa fai? Vedrai che va a fare. Francesca? Signora, mi ha chiamato? Sì, sì, ti ha chiamato. Guarda dalla finestra, guarda un attimo lì. Lo vedi quell'uomo lì vicino al palo, quelli che sta fumando? Eh sì. Adesso vai giù e gli dici che il signore vuole che venga su. Io? Stai zitto tu. Francesca, mi raccomando, bella energica, senza cerimonie, senza inchini. Ma va bene, signora, se lo fa. Ma Paola! Ma che idea, che idea! Hai paura forse? Paura? Ma no, ma che paura! È che mi sembra inutile e anche sciocco. Sciocco? Ma sì, potrei dirgli persino delle cose spiacevoli. Ma lo spero bene, guarda. Spero bene. Guardalo, non si muove, eh? Non si muove. Ah, ecco bene, c'è Francesca, grazie Francesca. E tu? Non vorrei mica riceverlo così male per i camici, eh? Mettiti la giacca. Ho fatto, ce l'ho, ce la giacca. Prego. E poi tutta questa verdura, santo cielo, sembra di essere da un erbivendolo. I miei broccoli! Sì, sì, sì. Mi raccomando, trattalo male, stai di seduto, non ti alzare, trattalo male, fagli una scena. No, santo cielo, una scena, un'altra scena. No. Studiare le loro abitudini, attenderlo al varco.
magari perdere dei mesi per un solo esemplare. Oh, non lo dica a me, guardi, vedi quella viola piccola piccola lì sopra. Ah, carina. Oh, sì, sì, carina, ma guardi, mi ha fatto diventare matto tutta l'estate, introvabile. Poi una sera, rientrando a casa, ecco, me la sono trovata lì, sul cespuglio di More. Ah, e adesso? Eccola lì, infilzata nello spillo. Ma a proposito, mi dica, ma lei come fa a conservarle così bene? Ah, guardi, è un segreto, ma glielo voglio dire, guardi, glielo voglio proprio dire. Mi fa un vero regalo. Ma prego, passa comodo. Grazie, grazie. Signore? Cosa c'è? Non vedi cosa fare? Un biglietto. Vabbè, d'accordo. Bene signore, ora parliamo d'altro. Di che cosa? D'altro. Io l'ho pregata di salire qui su in casa mia, perché lei questa mattina si è permesso di seguire mio moglie. Ah, quella signora. Sì, proprio quella signora, guarda caso è mia moglie. E lei l'ha seguita con un'insistenza che non voglio nemmeno immaginare. Da via dei Tritoni, via Condotti, fino qui sotto casa nostra. E poi con quale intenzione? Meglio non dirlo. E lei mi viene a parlare di farfalle, della Polinesia, dell'Oceania. Ecco, e adesso che cosa ha da dirmi? Avanti, sentiamo. Vede, signore, che cosa posso dirle? Io 2 anni fa mi trovavo a Pechino. Ma cosa mi interessa se era a Pechino 2 anni fa? No, un momento, abbia pazienza. Da quelle parti, lei lo sa, la popolazione ha l'abitudine di fare una piccola sommossa ogni 15 giorni. E una sera vidi un mandarino inseguito da una turba urlante e fermamente decisa a fargli la pelle. Cosa c'entra questo con quello che ha? Abbia pazienza. Io feci entrare quel mandarino all'interno dell'ambasciata e gli salvai la vita. Ma cosa c'entra? Continuo a non capire. Momento. Lei lo sa, i cinesi hanno molto forte il senso della gratitudine, della riconoscenza. Quel mandarino mi aprì la sua casa e mi invitò a scegliere ciò che più mi piaceva. E io scelsi un grazioso cagnolino pechinese. Ma scusi! Lei lo sa, i cani pechinesi puri hanno dei sentimenti profondamente aristocratici, rifuggono dai contatti con animali di altra razza. E per cui la cara bestiola, per mancanza di occasioni, è cresciuta in totale solitudine, in perfetta castità, e ne deperisce. Lei può immaginare quale preoccupazione rappresenti per me la sistemazione sentimentale del mio cane. Ora, questa mattina mi è balenata una possibilità. Una possibilità? Sì, la sua signora. Come? La mia signora? Ma come si permette? No, la sua signora aveva sotto il braccio una piccola cagnetta pechinese. E lei capirà, io non potevo fermare per la strada una signora, che oltretutto non ho neanche l'onore di conoscere, e per chiederle se consentisce, se consente, che il suo cane faccia razza con me. Ma è per questo? Ma santo cielo, ma perché non me l'ha detto subito? Ma è una cosa facilissima. Anzi, le dirò, è una cosa molto graziosa. Ma lei crede che la sua signora non abbia difficoltà? Ma si figuri, sarà felicissima. Anzi, aspetti che la chiamo, Paola! Paola! Chissà come sarà contenta. Cosa c'è? Ah, Paola, sai, il signore non è mica quello che pensavi tu, sai? No, no, è che voleva far razza. Razza? Sì! Il signore? Manfero? Ecco, Manfero, mia moglie. Onoratissimo. Il signore è attaché d'ambasciata, vero? Certo. E mi ha spiegato una cosa facilissima, Paola. Tu devi sapere che lui ha un grazioso cane pechinese. C'entra il cane adesso. Ah, scusa, questa mattina per le vie di Roma, cosa tenevi sotto braccio? Ma niente, come vuoi che avessi. Ma come niente? Titino! Ah, Titino. Eh sì, lui ha un grazioso cane pechinese, maschio, e ha visto te con Titino. Femmina ha pensato di... Ah, è per questo.
Ah sì, è per questo. Ah, questo è bello. Oh, ma che cosa carina, ma che cosa simpatica. Proprio una cosa graziosa. È vero, io avevo detto che sarebbe stata contenta. Contentona, sì. La trovo proprio una cosa graziosissima, simpaticissima. Ma scusi, ma perché non l'ha detto subito? Non lo so. Ma si immagini. Lei avrebbe potuto fermarmi e dirmi, signora, io la seguo per la sua cagna. Ma parla! Figurati, poverino, un diplomatico che perde tutta la mattina con questo caldo per sistemare le faccenduole del suo cane. Paola, ma perché ti arrabbi? Oh, non mi arrabbio perché, sai. Anzi, la trovo una cosa graziosissima. Ma sì, dai, combiniamolo questo matrimonio. Ma si accomodi pure, signor console, ambasciatore? No, semplice attaché. No, si accomodi, signora attaché. Accomodi pure. E tu non hai offerto niente, poverino. Chissà che caldo che ha sentito, che sete che ha, poverino. Tu non offri qualcosa da bene. Guarda, hai proprio ragione, sono stato molto.